Pace e gioia a tutti e buon Natale. Con oggi inizia il tempo di Natale che dura fino al battesimo di Gesù. Ma per poter capire il Vangelo che la liturgia della parola ci propone quest'oggi, dobbiamo fare un passo indietro e tornare al tempo di Avvento. Durante questo tempo di Avvento si è parlato tanto di catene da spezzare, di piaghe da fasciare, di voci che gridano nel deserto. E soprattutto nella terza domenica di Avvento si è parlato, il profeta Isaia ha detto: «E lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a prolungare l'anno di grazia del Signore». Ecco, sono tante le catene, le prigioni che ognuno di noi si porta durante i giorni, durante la nostra vita, ma ce n'è una in particolare che accomuna tutte le altre catene che caratterizzano la nostra vita, ovvero la mancanza di senso. Al giorno d'oggi, soprattutto in questa società in cui ci ritroviamo, manca proprio il senso di ogni cosa. C'è una forte mancanza di valori, valore dell'amore, del dono, della generosità, del rispetto, della fiducia. Manca proprio il senso. Per capire come risolvere, come sciogliere questa catena della mancanza di senso, è necessario attingere dalla liturgia della parola di oggi, del giorno di Natale. Il Vangelo, che ci propone, la liturgia è appunto quello di Giovanni, dove si dice: «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio». Beh, possiamo sostituire la parola verbo con la parola senso e rileggere in questo momento: in principio era il senso, e il senso era presso Dio, e il senso era Dio. Ecco la risposta a questo tempo di avvento che abbiamo vissuto. Ecco, il modo per spezzare la catena della mancanza di senso è appunto quello di restituire a Dio ogni cosa. È attraverso di Lui che noi troviamo il senso delle nostre giornate, delle nostre fatiche, dei nostri dolori, delle nostre sofferenze, delle nostre malattie. Ecco, il senso è Dio. E la festa del Natale ci ricorda tutto questo. E infatti nella prima lettura, sempre il profeta Isaia dice: «Una voce, le sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme incanti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme». Ecco, questo è quello che vuole fare il Signore quest'oggi nella vita di ciascuno. Vuole farci esultare di gioia, appunto perché ciascuno di noi possa dire: «Finalmente ho trovato il senso della mia vita. Finalmente ho trovato il senso ad ogni cosa». Abbiate il coraggio di dare senso alla vostra vita. Smettetela di alzarvi per inerzia la mattina, smettetela di fare tutto per abitudine, ma fate tutto per il Signore. Oggi tutto il creato guarda a Lui, e quindi anche noi vogliamo volgere la nostra vita, verso di Lui, ma volgerla non solo oggi, ma per sempre. Ecco, ora è il momento favorevole, questo è il tempo di grazia del Signore. Ridoniamo senso alla nostra vita, ma ridoniamo senso soprattutto alla società che si sta perdendo. Quindi smettiamola, coltiviamo i valori giusti, coltiviamo l'amore di Dio, mettiamo Dio al primo posto e vedrete che ogni cosa, acquisterà senso. Buon Natale a tutti e pace e gioia! Preghiamo, Dio grande e misericordioso, che tra gli uomini imponi la tua dimora, concedi alla tua Chiesa la fecondità dello Spirito, perché sull'esempio di Maria accolga il Verbo della vita e come madre gioiosa lo consegni all'attesa delle genti. Per Cristo nostro Signore. Amen. E vi benedica Dio onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Pace e gioia a tutti.